Buongiorno, vi do questo buongiorno pieno di cibo perché mi è appena arrivata la spesa che faccio online da Esselunga. Quindi ve la volevo mostrare perché ormai è un sacco di tempo che non vi faccio più vedere una mia spesa. Tra l'altro la stavo aspettando anche per fare colazione perché è mattina. Allora, partiamo da qua. Ho preso questa insalatina bio, poi questi due contenitori con la frutta già tagliata. Ho preso sia l'ananas che mango e papaya. Questi sono comodissimi. Lo so che purtroppo c'è molta plastica. Tante cose che mi vengono portate non posso scegliere io come sono imbustate perché sono della spesa online. Altre cose, purtroppo, vivendo da sola, prendo spesso monoporzioni o cose comode da mangiare e purtroppo la plastica ancora c'è. Spero che prima o poi si attrezzeranno per diminuirla, cosa che speriamo un po' tutti. Poi ho preso questi maxi hamburger, pane per hamburger, che è buonissimo. Appunto per fare degli hamburger vegetariani. Dovrebbero essere senza lattosio. Vado subito a controllare. Sì, esatto, c'è scritto che può contenere latte soia, ma appunto non sono tra gli ingredienti perché io mangio tutto tendenzialmente senza lattosio. Ho preso poi questo che è una bevanda, scusate, un preparato per bevanda al cacao. Praticamente è il cacao che poi si aggiunge il latte e si fa la cioccolata. Io d'inverno amo farmi le cioccolate. Ovviamente utilizzo il latte senza lattosio. La mattina, quando voglio qualcosa di fresco, mi prendo questi succhi che sono buonissimi perché sono 100% frutta, quindi anche se sono, diciamo, imbustati, comunque utilizzano come ingredienti solo la frutta. Questo qui è molto buono, limone e zenzero molto leggero, mentre questo è bello corposo, mela, fragola e banana. Mi sono rifornita di ketchup. Qui abbiamo la mia colazione preferita. Purtroppo sono delle brioche fresche, quindi non mi possono durare. Non ne posso prendere troppe perché al secondo o terzo giorno sono già un pochino più dure perché non hanno conservanti, sono proprio fresche del banco. Sono dei fagottini vegani al cioccolato, tipo pano chocolat col cioccolato fondente e appunto all'interno non ci sono derivati degli animali, sono veramente buonissimi, provateli perché sono fantastici. Qui ho voluto provare a prendere questa granola proteica con nocciole e mandorle, non so cosa significa attivate. In ogni caso mi ispirava molto perché io devo cercare sempre delle fonti di proteine, non mangiando né la carne né tendenzialmente nemmeno il pesce. Il pesce lo mangio solo se prendo il sushi. Qua abbiamo i miei preferiti che sono gli spätzle. Per chi non li conoscesse, sono praticamente come degli gnocchi ma fatti con gli spinaci. Sono buonissimi. Io li mangio anche semplicemente con olio e grana. Poi, quando non ho voglia di cucinare, ovvero molto spesso, mi faccio queste zuppe, questi piatti molto buoni di questo marchio. Ci sono un sacco di piatti diversi da scegliere, tutti con i legumi, col farro, con ingredienti veramente molto buoni. Gli ingredienti sono top. E quindi ho preso la zuppa di legumi e avena al pomodoro. Qua sotto invece ci sono dei mini hamburger vegetali con semi di zucca e di girasole. Questi non li ho mai provati, ma sono sempre alla ricerca di nuovi piatti vegetariani da fare, quindi mi ispiravano e le ho prese. Abbiamo questo che è lo yogurt della Müller senza lattosio. Non l'ho mai provato, fatemi sapere se voi avete già provato dei vari yogurt senza lattosio, qual è il vostro preferito. A me ispirava questo perché normalmente la Müller, quando mangiavo il lattosio, mi piaceva molto e ho preso il gusto pesca e maracuja, quindi lo proverò e vi farò sapere. Sotto l'insalata abbiamo i pomodorini, questi qui sono la mia tipologia preferita. Abbiamo due avocadi, sempre presenti. Abbiamo questi che io li amo, sono i datteri, quelli veri, diciamo, non sono caramellati tipo quelli di Natale, sono proprio il vero dattero, sono veramente una cosa stupenda, meravigliosa. Questa è la cotoletta vegetariana, questa la prendo molto spesso, mi piace e appunto l'ho presa anche per fare poi l'hamburger vegetariano, di solito utilizzo lei. Qui di fianco abbiamo anche i wurstel vegetariani, un sacco di carne finta come vedete, e qui abbiamo una zona formaggi. Di solito io tendenzialmente non li prendo proprio formaggi perché essendo allergica intollerante, diciamo, al lattosio, faccio prima a non prenderli, però volevo fare una spesa un pochino più corposa che mi
mi durasse più tempo. E quindi ho deciso di mettere anche qualche formaggio, ma senza lattosio. E infatti abbiamo la certosa per fare la piadina. Infatti ho preso anche questa piadina, che dovrebbe essere di farro. Esatto, questa piadina di farro bio con la crescenza senza lattosio. Poi i tomini sono uno dei miei formaggi preferiti da fare in padella, e anche questi li ho trovati senza lattosio. Come snack ho voluto provare questo sì e no, non so cosa voglia dire, si chiamano i fiorentini o questo è il marchio, non lo so. Vabbè, sono dei tipo triangoletti con all'interno legumi, non sono fritti, hanno fibre, proteine e non hanno nemmeno il glutine. Infine, in questa zona mi sono presa fresco fresco il sushi da mangiare oggi. Io non amo molto il sushi dell'Esselunga, preferisco quello del Carrefour, però facendo la spesa sempre all'Esselunga, a volte inserisco nel carrello anche il sushi. Ho preso il riso con sopra il sashimi di salmone e 4 roll con sempre all'interno il salmone. Gli altri sushi, l'altra tipologia di sushi che propone l'Esselunga non mi piace molto, quindi mi sono limitata a questo. Mi sono rifornita anche della salsa di soia, questa verde ha un pochino meno sale, e poi mi sono presa anche il couscous dell'Esselunga vegetariano. È buonissimo ed è comodissimo perché è un piatto fresco che dura qualche giorno, quindi ho un pranzo già organizzato. Poi ovviamente ho preso anche l'acqua, ho preso tipo lo scotch, la carta igienica, ho preso anche il mio deodorante preferito, che è questo qui della linea Black and White. Però questa, diciamo, per quanto riguarda il cibo, è la mia spesa di oggi. Ed ecco qui pronta la mia colazione. Ho scelto il frullato mela, fragola, banana e appunto il fagottino, assolutamente. E dopo ovviamente mi farò anche un caffè, un espresso. Eccomi qui, prima di riprendere in mano la macchina fotografica volevo assolutamente montare il video che doveva uscire oggi, quindi l'ho montato, l'ho pubblicato. Si tratta del video del decluttering dell'armadio. E a proposito di decluttering, ragazzi, io assolutamente devo il prima possibile fare il makeover dello studio, perché non mi piace più la disposizione che ho fatto. Anche perché ultimamente sto facendo veramente pochi video con la postazione da seduta, ma principalmente sto facendo più contenuti su Instagram, oppure mi piace molto di più fare direttamente dei vlog. Quindi la postazione di prima con la sedia, il tavolo davanti e lo sfondo dei video non mi serve più così tanto, e in generale questa disposizione non riesco a tenerla super ordinata. Poi io, lo sapete che sono, a prescindere, una persona disordinata, mi devo impegnare per mantenere l'ordine, però non è funzionale secondo me come ho messo i mobili in questo momento. Tra l'altro le unghie non passano inosservate, le ho appena rifatte, prima le avete viste forse nell'ultimo video, le avevo nere con la scritta dorata che diceva Juno. La scritta erano comunque delle etichette che ho preso su Amazon, e adesso ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, credo l'altro ieri, vabbè, me le sono rifatte e le ho fatte rosa, rosa pastello, diciamo, è il rosa che avevo acquistato per fare lo shooting del mio brand Juno, perché volevo un rosa che si avvicinasse molto al colore del mio brand, appunto, e mi piacciono veramente tantissimo perché finalmente stanno crescendo. Io le faccio con il gel, quindi rimangono molto dure e molto forti nonostante crescano. Prima mi trovavo molto male con il semipermanente, solo per il fatto che le unghie ovviamente si indeboliscono con questi trattamenti e il semipermanente non le rinforza abbastanza per averle così lunghe, mentre con il gel riesco a farle crescere, mi piacciono un sacco. Vi faccio vedere tra l'altro adesso in salotto una piccola novità per quanto riguarda le decorazioni della casa. Andiamo di qua. Qui la luce è un pochino più buia perché il sole ora è dall'altra parte, dove appunto ho lo studio che è super luminoso. Qui invece è esposto ad est, entra la luce principalmente di mattina. Comunque forse è meglio che accendo la luce.
Ok, non so se sia cambiato molto, comunque una nuova aggiunta sopra il calorifero è questa mensola che ho fatto fare su misura in legno e poi pitturata di bianco, perché la volevo giusta giusta lunga come il termosifone, il calorifero, non so come lo chiamate. In ogni caso io amo avere qualcosa sopra il calorifero per coprirlo, diciamo, per abbellirlo un pochino, perché purtroppo sono a vista. Quindi diciamo che con questa decorazione sopra dissimula un po' e non cade l'occhio solo sul calorifero. Ho scelto di mettere questo, però è tutto provvisorio perché, come vedete, all'interno della cornice neanche c'è una stampa, è ancora vuota, quindi questa è la postazione, la disposizione provvisoria. In ogni caso ho messo questo vaso di vetro che sopra questa etichetta dove c'è scritto veleno, e dentro ci sono questi fiori veri essiccati, anzi secchi, vabbè, non so se è la stessa cosa. E mi piace molto il fatto che ci sia scritto veleno ma che dentro ci siano dei fiori. E di fianco c'è questa cornice di H&M Home che è effetto legno, anzi è proprio di legno. E devo ancora capire che stampa metterci all'interno. Mi servirebbe una stampa di 50x70. Sto vedendo se acquistarla oppure iniziare a fare io qualcosa, a riempirla con qualche disegno un po' astratto per iniziare ad avere qualcosa, perché ora così proprio non ha senso. Cioè c'è ancora scritto proprio il marchio e le dimensioni. Ah, già che ci sono, vi faccio vedere due cosine che ho acquistato in questi giorni per la casa. Non è una vera e propria haul perché veramente sono due o tre cose, però siccome è stato il compleanno di mia sorella, che è stato il 3 novembre, siccome dovevo comprarle il regalo di compleanno, ho fatto un ordine su Urban Outfitters e ovviamente, già che c'ero, ho preso anche delle cose per me. Quindi appunto la prima cosa è questa decorazione qui, che in realtà è una tipologia di decorazione che volevo da tantissimo tempo. Le avevo anche salvate nella mia wishlist di Amazon perché si possono trovare anche lì, però già che c'ero appunto l'ho trovata su Urban Outfitters e l'ho presa. Non mi ricordo il nome nello specifico, ma hanno un nome, solo che ora non me lo ricordo. Vabbè, sono queste decorazioni fatte con queste corde tra di loro annodate in vari modi e creano diverse forme. Mi è piaciuta molto questa e appunto si appende in modo molto molto semplice, basta mettere un chiodino e si appende alla parete. Poi, lasciate stare il disordine, è tutto aperto, ma l'ordine negli armadi lo sto mantenendo. L'altra cosa che ho preso è questo pacco di 50 stampe, sempre su Urban Outfitters. È costato, non c'è scritto, però mi ricordo che più o meno è costato massimo 50 euro, e sono 50 stampe fatte su cartoncino, nel senso che non è su foglio volante, è un foglio un pochino più pesante, e sono delle stampe fatte benissimo, sarebbe 1 euro a stampa e diciamo che è abbastanza conveniente come prezzo. Ed è una selezione di varie immagini, su Urban Outfitters c'è proprio la scelta per creare questa decorazione da appendere al muro che abbia come effetto, diciamo, un po' di tutte le immagini con lo stesso mood. Io ho scelto questo mood un po' sul nero, un po' su questi colori vintage. C'era anche il muro con le stampe tutte rosa, tutte gialle, tutte azzurre. Io ho pensato principalmente queste di utilizzarle nella mia camera da letto, che, come sapete se vi ricordate, è la camera dove ho messo le decorazioni sul nero, quindi secondo me il mood ci sta molto. Però in realtà, se mi viene in mente altro, si possono anche tranquillamente incorniciare. Infatti un'altra cosa che potrei fare è utilizzarne qualcuna per creare tipo un collage e metterlo all'interno della cornice in salotto, che adesso è ancora vuota. Poi ci ragionerò. Comunque sono tantissime, quindi posso usarle ovunque. Momento pranzo. Diciamo che ho trasferito su questo piatto il sushi, quindi sia i roll che il sashimi con il riso. Ho già messo sopra anche la soia e qui c'è un bicchiere di Coca-Cola. Buon appetito! Ma buongiorno, è il giorno successivo, io ho appena finito di starnutire. Ok, mi devo riprendere. Comunque, ieri sera ho avuto uno dei miei soliti raptus che mi vengono sempre di sera e ho cambiato la disposizione di tutto lo studio. Mi trovo in questo momento nello studio e non so se lo capite già da questa postazione, perché di solito vicino all'armadio non c'era questo mobile così alto. In ogni caso,
Anche se ho avuto un raptus notturno, comunque mi sono ricordata di riprendere. Quindi, per farvi capire un po' cosa è successo la mia pazzia, vi lascio alle immagini che ho ripreso ieri sera. Vedere la situazione momentanea di stamattina, ancora non ci ho messo mano da ieri sera. Oggi conto di finire di riordinare tutto quanto, proprio ordinare, mettere via le cose, perché è ancora un po' un casino visto che ho svuotato mobili e ricomposto cose. E poi ieri sera ho anche fatto un piccolo ordine su Amazon per prendere già delle nuove cose che mi serviranno per riorganizzare e anche decorare l'ufficio, lo studio, quindi poi sicuramente in un altro vlog lo arrederemo insieme, però intanto vi faccio vedere un pochino la postazione così mi dite anche cosa ne pensate. Allora, per darvi il riferimento, questo è il muro centrale tra le due finestre e qui sotto c'era il mobile alto che ora ho spostato alle mie spalle e qui si è creato, come vi dicevo, ancora tutto da sistemare, quindi vedrete un casino, però qui si è creato anche un bello spazio vuoto che dà aria. Di qui ho messo il mio tavolino di IKEA, tutto quello che vedete tra scrivanie e cose è di IKEA, quindi questa sarebbe la mia postazione trucco, che per ora rimarrà postazione trucco, ma ho anche il dubbio di farla diventare la mia scrivania con il computer, dove semplicemente edito e lavoro, così che ho il mio piccolo spazietto solo dedicato a quello. E di qui abbiamo la mia scrivania enorme. Per ora ho messo qui il computer come prima, però il tavolo ora esce verso l'esterno, ma per fortuna comunque c'è un sacco di spazio per il passaggio. Pensavo fosse ancora più ingombrante perché questa scrivania di IKEA è lunga 2 metri, però per fortuna qui c'è un sacco di spazio, più di mezzo metro, e appunto quello che vorrei fare è liberare tutta la scrivania così che qui posso truccarmi e registrare video, perché qui metto le luci con la telecamera, così che registro con il piano d'appoggio, e lo sfondo dei video poi sarà qui su questa parete che è ancora completamente vuota. Ora ho appoggiato provvisoriamente questo mobile qua, ma poi deciderò un po' come gestire tutto quanto, come arredare tutto quanto, anche magari con qualche nuovo mobile. Infine, qui vicino all'armadio, dove prima c'era il cesto di legno che ora ho messo come sfondo dei video, ho spostato qui il mobile sempre di IKEA, tutto bianco. Sopra devo ancora un po' decidere, per farvi capire qui c'è il chiodino dove c'era appesa la luna che io accendo sempre sullo sfondo dei miei video. Comunque adesso dovrò decidere che cosa metterci, come decorarlo. Provvisoriamente ci sono queste cose, ci sono anche delle pigne, così a caso, non chiedete. Comunque mi piace molto questa cosa che è tutto bianco, è tutto abbinato, mi piace veramente molto. Quindi c'è ancora molto da fare tra riordinare e ridecorare e riorganizzare. Io non vedo l'ora che mi arrivino le cose di Amazon. Ho iniziato a fare qualche acquisto, ma in realtà voglio anche guardare sul sito di IKEA perché ho visto che spediscono anche a casa. Quindi siete ancora in tempo per consigliarmi tutto quello che volete, soprattutto su Amazon, che è molto più comodo di IKEA, perché con IKEA bisogna fare un ordine unico perché le spese di spedizione non sono per niente basse, mentre con Amazon anche ogni giorno posso aggiungere cose perché tanto c'è Amazon Prime. Quindi se su Amazon avete dei divisori per cassetti, dei piccoli mobiletti, delle piccole cassettiere per organizzare il make-up, in generale, se secondo voi c'è qualcosa che dovrei guardare su Amazon per il mio studio, tanti colori li avete capiti, praticamente è tutto bianco, effetto legno e rosa. Quindi non è difficile. Quindi se vi va scrivetemi anche su Instagram, mandatemi magari dei link. Ora io vi saluto perché ho un sacco di cose da fare e ci vediamo prestissimo con il prossimo vlog, che penso proprio sarà ancora dedicato un po' allo studio, in generale a queste cosucce. Vi mando un bacio enorme, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!